Italian Rugby sono tanti, come ti ho detto, tra quelli sono tutti importanti, citerei la disciplina, la costanza, la generosità, la complicità con il compagno, l'aiuto che tu devi sempre dare al compagno e riceverlo. È uno sport di squadra, collettivo. La collettività che c'è in questo sport, questo sport non puoi mai andare indietro, devi sempre andare avanti, sempre con l'aiuto di un compagno, non puoi mai giocare da solo. E questi sono i valori fondamentali di quello sport. Rugby può iniziare a qualsiasi età, anzi tu vedi oggi i piccini che cominciano già a 5-6 anni, puoi cominciare già, comincio con un po' di lavoro di motricità, di imparare a cadere per terra, prendere qualche volta piccolina, non c'è un'età, ma io ho iniziato a 5-6 anni, puoi iniziare anche a 7-8, non consiglierei iniziare dopo 15 anni, dopo 15-16 anni già comincia a essere un po' più difficile, non è impossibile, ma è un po' più difficile. Lo sport non è mai diventato una professione per me, ok? Non è mai stato un lavoro per me, lo sport è stato sempre una passione per me. Questo lo voglio chiarire perché l'ho sempre detto. E poi tu devi sapere che ho iniziato mia madre che non può giocare a rugby. E giocavo rugby dilettante fino a 20 anni, fino a 19 anni. Poi ho cominciato a giocare, semi-professionista e poi professionista. Che poi il rugby sia diventato professionista e pagasse i giocatori è stato per me una conseguenza, non l'ho mai preso come un lavoro, ho sempre una passione, ho applicato sempre gli stessi valori, gli stessi principi, la costanza, la disciplina, la voglia di andare avanti, la voglia di superarmi sempre insieme alla squadra. Poi sono stati le mie bandiere per tutta la mia carriera. Allora, lo sport per me è una cosa così bella, guarda oggi c'è il sole, i bambini che fanno sport. Poi giustamente chi lo fa, chi si dedica 4-5 ore al giorno, 6 ore al giorno, è giusto che sia pagato, giocano grandi eventi, grandi partite con tantissima gente, questo è giusto anche. Ma io consiglio sempre lo sport, bisogna non prenderlo come una professione, è una passione. Poi hai la fortuna che ti pagano per fare tutte le tue passioni. Sicuramente avrò pianto, avrò preso delle volte, perché sai, le prime volte sono dure, non sei abituato, ma no, un ricordo bellissimo questo sport mi ha dato tutto a me nella vita, mi ha dato tanti amici, mi ha dato educazione, mi ha imparato a soffrire, ho avuto delle bellissime momenti di gioia e bruttissimi momenti anche, quando vinci sono belli, quando perdi, ho vinto, ho perso. Ho avuto gli infortuni anche, ho passato degli alti e bassi in questo sport, ma questo è uno sport così bello che ti dà sempre una rivincita, sempre un'altra opportunità, sempre. Allora io devo dire solo grazie a questo sport, per quello. Io ho fatto tanti sport nella vita, tanti sport, e devo dire che questo è uno degli sport dove la formazione della personalità, del carattere del giovane, penso sia il più completo di tutti. Da professionista arrivo in Italia, sono arrivato al Milan nell'anno 90, un ricordo bello, arrivo qua, ero una squadra di giocatori australiani, erano già professionisti da qualche anno, insomma è stato un bel cambiamento, per me non è stato un buon gran cambiamento, cioè un cambiamento nella forma del fare dopo, fuori campo, perché ovviamente con le cose diventano più serie, devi rinunciare alla vita sociale, devi rinunciare a tantissime cose, perché è una responsabilità e un obbligo che tuvo la tua partita di sabato insieme ai compagni, allora ti devi preparare per questo momento bene. Allora questi sono stati i cambiamenti, poi delle ore di allenamenti le ho sempre fatte anche da dilettante, sicuramente qua avevo la possibilità di farle tutti i giorni per tante ore, questo mi ha fatto fare il salto in avanti che avevo bisogno per poi fare una carriera di 20 anni.
difficile, è difficile, lo è, si gioca. E io ho giocato rugby per tantissimi anni, vedo durissimo per una femmina prendere queste botte, lo vedo, cioè ogni volta che vedo la cosa mi tocco, sai, lo vedo duro, lo vedo molto, è uno sport molto duro questo, molto duro, e penso che per una donna sia duro come sport. Non è tanto femminino, ma tu vedi che oggi le donne possono fare tutti gli sport, tu vedi in televisione, ieri sono stato a vedere il tennis a Roland Garros, vedi, le donne oggi hanno dei fisici, si preparano, è pazzesco come si preparano fisicamente, possono fare tutto. Allora se lo posso, magari questa è una mia convinzione in testa, ma se loro entrano in campo, si divertono, giocano bene, bisogna appoggiarli, bisogna sostenerli. Per niente, no, sai, le regole del rugby sono talmente dure, le regole all'interno di questo gioco, che vengono rispettate al 100%. Chi non rispetta viene punito severamente, con delle squalifiche pesantissime. Chi sgarra un attimo questa regola, prima di tutto c'è una regola dentro lo spogliatoio, okay? Dove i compagni non possono fare nessun gesto oltre queste regole che i formatori, che gli educatori ti mettono in testa per anni e anni. Se noi giocatori di rugby non rispettassimo queste cose, sarebbe veramente pericoloso come sport. Invece tu vedi che non c'è nessun, a parte gli infortuni normali come tutti gli sport, non c'è nessuna cosa grave. E questo è perché c'è un'educazione molto molto dura all'interno spogliatoio e poi l'arbitro. La regola generale è una regola dura, dove devi rispettarla tutta. E questo viene fatto in tutto il mondo, qualsiasi paese del mondo. Il codice etico di questo sport è non a prezzo, è invendibile, ok? Non si vende, e quello deve essere rispettato a morte. Certamente, ma lo consiglierei vivamente, gli amici che faranno questo sport, il gruppo che faranno. Sarà di una complicità, di una generosità che non troveranno su nessun altro sport. Io lo consiglio vivamente questo, è veramente tu vedi come sta crescendo in Italia questo sport, come ha preso, pur non avendo risultati bellissimi, le famiglie, i giovani si avvicinano sempre di più.